Ciao a tutti ragazzi, da Nicola Castiglione della Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a una nuova puntata di Racing Time, il vostro TG dei motori. Allora, come potete vedere dalla faccia un po' più sorridente, dal fatto che parlo un po' più velocemente, quel famoso 30% di ieri l'abbiamo superato. Direi che siamo abbondantemente sopra il 40% e questo, credetemi, non è poco, e già devo dire che si vede. Quindi vedrò anche di alzare un pochino quella media della puntata di cui vi ho parlato ieri, perché io vi ringrazio del fatto che avete detto che comunque andava benissimo la puntata così, ma a me non piace. Ma soprattutto vi ringrazio ancora una volta di tutti i messaggi che mi avete inviato. Sono stati una forza aggiuntiva, quindi grazie. Allora, oggi comunque la puntata di per sé fa parlare. E tanto perché dietro a quell'immagine che avete visto in copertina c'è veramente tantissimo e ve lo dico da pilota perché l'ho vissuto sulla mia pelle, una roba così può fare la differenza. Per chi non ha avuto modo di cogliere la copertina, vi spiego di che cosa vi sto parlando. Entriamo nel merito di una giornata secondo me molto particolare. Per la Ferrari, per la Formula 1 così in generale, ma per la Ferrari. Perché oggi che cosa è successo? Se vi ricordate, oggi si girava a Fiorano. A proposito di Fiorano, vi voglio far vedere quanta poesia ci possa essere dietro questa foto. Chiudete per un attimo gli occhi e immaginatevi di essere al volante di una vettura della vostra auto di tutti i giorni e di andare proprio lì con la vostra macchina è lì davanti ai cancelli di Fiorano. Poi magari c'è qualcuno a via Brepure. Cioè, questa immagine è stupenda. Per me ha una poesia incredibile, però non è questa l'immagine di cui vi parlavo. Perché, come vi dicevo, oggi si è conclusa la 3 giorni di test della Ferrari con la vecchia, cioè vecchia monoposto, nulla di importante, riscaldamento dei piloti, come stanno facendo in tanti. E allora, che cosa è successo? È successo, guardate un pochino, questo. Questa cosa qui è una cosa che davvero fa rumore, soprattutto dentro il cuore di Leclerc e anche se, secondo me, un po' dentro la testa di Sainz. Vedete, Vasseur ha presenziato buona parte del test. Ma stiamo parlando di un test di puro allenamento, neanche fosse la prova della nuova Ferrari o di una componente importantissima a livello di sviluppo. Assolutamente no. Ha presenziato a buona parte del test, ha parlato tanto con il pilota, ha parlato anche con il fratello del pilota, Arthur Leclerc. Poi probabilmente si è visto ai box anche Sainz. Dico probabilmente perché questo ragazzo mi sembra Sainz di spalle. Che ovviamente che cosa ha voluto fare? Più che naturale, ha voluto alzare la mano e dire: Uè, ci sono anch'io. Oggi Sainz, tra l'altro, ha lavorato al simulatore sulla nuova vettura, un po' come stanno facendo tutti i team in questo periodo. Però la cosa fondamentale, la cosa importante è questa vicinanza che l'anno scorso in realtà si vedeva, però il team principal non era questo, ma neanche il pilota. Era quell'altro. Quindi sta cosa qua vuol dire veramente tanto. Io ve la dico da pilota. Io l'ho vissuta diverse volte, soprattutto quando ero a un passo dal correre in Super Turismo e c'era un team principal molto importante. Ebbene, in alcuni casi averlo vicino è significato veramente molto, ti dà quella spinta in più, quella sicurezza, quella tranquillità. E la dà pure a noi, se devo essere sincero. E oltretutto, questa io la leggerei anche come un'ulteriore conferma della voglia di mettere presto sotto contratto Leclerc. Quindi questo è. Per quel che riguarda il test di Leclerc, è andato come doveva andare, un semplice allenamento, ha fatto pure lui qualche prova di partenza. A proposito, pare che quei problemini di partenza che c'erano l'anno scorso, quest'anno, sono stati risolti. Perlomeno al simulatore. Certo, ragazzi, ricordiamocelo sempre, il verdetto ultimo e assoluto è quello della pista, e su questo non ci piove.
Invece, a proposito di Sainz, ammesso e non concesso che questo qui di spalle sia lui, mi è piaciuto veramente tanto il suo comportamento ieri, alla fine del test. Il test per lui è stato veramente un allenamento molto probante in termini di chilometri, ha fatto più di un gran premio senza nessun tipo di problema, ha superato abbondantemente la quota dei 100 giri, però poi l'ho visto come non mi era mai capitato di vederlo in precedenza. E questa può essere anche una situazione, innanzitutto, figlia del nuovo contesto. Uno. Secondo, comunque anche il pilota, che è un ragazzo normale come tutti noi, di anno in anno matura. Mi è piaciuto veramente, ma veramente tanto, e l'ho apprezzato oltremodo per questo suo comportamento. Guardate qui. Cinque capellini, quanti ci Grazie. siete? Hai anche qua, Quattro. Uno ce l'hai anche noi, dai. Ho uno qua. Dai, Crippa. Aspetta, Carlo, che ti faccio una foto. Carlo. Aspetta, che ti faccio una foto. Carlo. Oh, no! Carlo, squat. Sì, grande. Avete visto quanto è stato gentile? Mi è proprio piaciuto anche lì col berrettino quando il lancio non gli era riuscito, allora è andato a riprenderlo, l'ha ridato. È stato meno freddo del solito con i tifosi, mi è piaciuto veramente tanto. È andato più volte in vari punti della pista a prendere berrettini e dividerli. È stato in gamba. È stato anche più tempo del solito con i tifosi. Mi è piaciuto così. È un valore ulteriormente aggiunto e questo ci fa capire anche che probabilmente, come dire, Vasseur o l'effetto Vigna Vasseur già si stia facendo sentire. È un po' presto per dirlo, non si capisce da queste cose, però secondo me quest'anno vedremo un Sainz molto più collaborativo. Non ho dubbi su questo. Poi magari mi sbaglio, ma speriamo di no. Allora, altra cosa importante per noi italiani, ovvero la nomina del nuovo team principal, l'erede di Vasseur, in Sauber. Stiamo parlando di Alessandro Alunni Bravi, un italiano come noi, è quello più alto con i capelli bianchi, che non è stato pescato da fuori, ma già lavorava all'interno della Sauber e con ottimo merito. Quindi possiamo dire tranquillamente che è una promozione guadagnata sul campo. Un po' come quella di Andrea Stella della McLaren, altro italiano che ha acquisito questo ruolo. Quindi non sono pochi gli italiani, mancano come piloti, ma quello è un altro discorso. Spero, febbre permettendo, prima o poi di poterlo affrontare per benino. Poi, ieri c'è stata la presentazione, la messa in moto, la presentazione, senti a me, la messa in moto della. Ci hanno fatto sentire uno sbruffettino, brum, basta, finito il video. Del motore della McLaren, quindi Mercedes, sulla nuova scocca, la prima scocca. E quindi, niente, volevo, tu dici allora che vuoi commentare? Aspettate un attimo che ve lo dico. Allora, innanzitutto una cosa, la prossima volta voglio dire, ma fate sentire un attimino di rumore in più, un video un pochettino più lungo, così siamo rimasti tutti con mezza, non mezza fame, ma proprio tantissima fame e tanta curiosità. Pure io, dopo averlo messo, ho detto: ma che faccio? Lo tolgo, però ormai ho scritto che l'avrei messo, quindi poi l'ho messo. Però guardate qui, perché vi faccio vedere questa parte. Allora, da un fermo immagine si nota un pezzo di scocca. Se ci fate caso, si nota anche un pezzo di pancia. Allora, subito erano partite alcune voci che poi si sono però sopite, che la McLaren avesse, come dire, le pance diverse da quelle dell'anno scorso e non sfalsate le bocche delle pance. Non è così, ragazzi. Allora, tenete a mente questo riferimento. Qui ci troviamo dove c'è la
labbro superiore della pancia. Qui c'è l'ano, eh? Questo qui non è la parete della pancia che scende, ma è la maglietta, vedete qui, del meccanico. Probabilmente le pance saranno di nuovo sfalsate. La cosa sicura che possiamo dire è che il labbro superiore inizia esattamente dove iniziava quello dell'anno scorso, cioè dove inizia l'alo, punto. Invece una piccola novità ve la faccio vedere comunque. Allora, guardate qui. Questo qui è il fanalino che avvisa dietro i piloti che arrivano e che le vetture accendono quando piove. Guardate cosa vi indica la manina e la freccia gialla. Quel rettangolo contiene un piccolo tubo schiacciato, lo vedete? Cioè, vi faccio vedere meglio. Questo qui, ho dovuto schiarire tantissimo la foto. Questo è un piccolo sfogo d'aria, ovviamente calda, che viene dall'interno della carrozzeria ed è una cosa che l'anno scorso non c'era assolutamente, vedete? Questa è la vettura dell'anno scorso, non c'era nulla di simile, qui era tutto pieno, qui invece no, si nota questa apertura che è uno sfogo d'aria, piccolo particolare che è sfuggito ai ragazzi della McLaren. Tra l'altro, a proposito di McLaren, Lando Norris sta lavorando al simulatore sulla nuova vettura. E a proposito, per quel che riguarda le prove al simulatore, pare che quelle di Fernando Alonso siano andate bene ed è soddisfatto di ciò che ha provato. Poi staremo a vedere anche in quel caso, la pista deve confermare. E a proposito di pista, pare che presto rivedremo in pista Daniel Ricciardo. Lo hanno annunciato in Red Bull e sarà presente a uno dei test Pirelli perché non potrà fare altro per il momento. Questa cosa qui di Daniel Ricciardo è molto interessante perché ai test Pirelli poteva provarci Liam Lawson, ad esempio, se uno dei due titolari non aveva voglia di andare. Invece no, ci mettono Ricciardo. Da un lato il team lo vuole valutare, vuole vedere che cosa si è preso a casa. Dall'altro lato, secondo me, Ricciardo comunque inizia ad avere lo stimolo, la voglia di stringere in mano un volante e capire come va. Perché comunque, anche se si prova con delle gomme sperimentali, tutto quello che volete voi, però un minimo di riferimento lo prendono i team e lo vede il pilota. Quindi questa cosa qui, secondo me, a Ricciardo serve. Non serve a chi? A Perez. E quindi possiamo dire che questa sia, come dire, una prima manovra per tenerlo buono e per cercare di non dar fastidio al cocco di casa, ovvero Verstappen. Andiamo avanti e vi faccio vedere chi ha debuttato finalmente in pista. È un ritorno ovviamente dopo aver guidato di tutto il triciclo, mini trial, mini cross, mini moto, poi MotoGP, Dakar, SBK America. Avete capito di chi sto parlando? Di lui, del mitico Danilo Petrucci, che è sceso nei test di Jerez della Frontera e ha subito segnato il sesto tempo. Niente male perché non conosceva la moto e perché comunque è al debutto nella serie. Secondo me, in men che non si dica, sarà in lotta per la vittoria. Perlomeno questo è quello che mi auguro io. Poi presentiamo ancora i piloti del nostro talent. Allora, abbiamo il numero 17, Matteo Tomaselli, è un pilota fantastico, lui sta partecipando al talent, ma per puro allenamento, come tanti altri piloti della SN2 che vi ho fatto vedere o della SN1, però lui è debuttante in SN2 top, ha fatto secondo al talent in pista l'anno scorso ed è uno che va veramente forte. Poi abbiamo Angelo Frugoni. Chi è Angelo Frugoni? Per me è un nome nuovo, è un iscritto al canale, un ragazzo veramente simpatico, ho avuto modo di parlarci, sicuro, pieno di passione. E questa passione, sapete che cosa lo ha portato a fare? A aprirsi un canale YouTube e caricare la propria guida, i propri video di quello che fa. Quindi se volete andare a vedere il suo canale, lo trovate in descrizione. Poi ancora
Abbiamo il mitico Carlo Abate, numero 6. Io iniziai a correre proprio col numero 6. Allora, Carlo corre in SN1 quest'anno, è un pilota, ragazzi, toscano, va veramente, veramente forte. E poi Francesco Calabrese, il simpaticissimo Francesco Calabrese, lui è di Centuripe, è un ragazzo che in pista ha vinto tanto. Al simulatore è molto bravo, ha una guida pulitissima. E vi posso garantire che anche lui, se si impegna, farà bene. Tra l'altro ci scherzo tantissimo con lui. Ma ragazzi, adesso sento un po' le tonsille che iniziano a gonfiarsi. Spero vi sia piaciuto il video. Prima di lasciarvi, vi faccio vedere anche un'altra cosa. Abbiamo parlato dei piloti bravi, me lo stavo per dimenticare. Guardate un attimino chi ha girato ieri a Imola. Non c'è nessuna sorpresa nel vederlo in pista, perché il giorno prima c'era il suo compagno di squadra. Però devo dirvi che a me la sua guida piace veramente tantissimo dai tempi del kart. Io questo ragazzino qui lo trovavo in pista. Vediamo se avete capito di chi sto parlando. Guardate il video. Si tratta di Nick, gran bel nome, De Vries. Mi piace tanto come guida, mi piaceva in kart e mi piace ancora adesso in Formula 1. Sono davvero contento che abbia trovato un posto. Stavamo dicendo, spero che di aver alzato un po' la media. Se il video vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina. Mi raccomando, commento e like che sono importantissimi. Un bacio se lo fate e se volete potete seguirmi su Facebook a Selezione Nazionale Piloti, la pagina ufficiale, oppure il mio profilo personale Nicola Castiglione. Profilo, non pagina, così ci possiamo sentire su Messenger. E poi abbiamo la pagina ufficiale anche su Instagram. Ragazzi, per oggi è tutto. Baci e abbracci e vi lascio con un video che è arrivato direttamente da Maranello. Di alcuni giri, alcune curve e qualche prova di partenza, una, accontentatevi, di Charles Leclerc. Divertitevi.